Bentrovati amici alla puntata numero 3 del TG Fipsas. Di che cosa parleremo? Tre sono i servizi principali. Il primo riguarda il campionato italiano di pesca a box in fiume, che è la disciplina che più assomiglia alla pesca amatoriale di tutti i giorni. Poi faremo un salto nelle acque dell'Adriatico per vedere le immagini delle catture, o per meglio dire dei rilasci, dei tonni rossi nel corso del campionato italiano drifting per società. E poi dai prati di Coltano il long casting con i titoli assegnati per le varie categorie. A livello internazionale, due gli eventi principali: il campionato mondiale di pesca con la mosca, dove per la verità le cose non sono andate molto bene per i nostri, e invece soddisfazioni arrivano dallo spinning e dalla riva. Parleremo poi di pesca al colpo, di feeder, ancora di mare con il surf casting e la canna da riva, e poi spazio alle numerose iniziative nei confronti dei giovani e delle categorie svantaggiate. Buone notizie arrivano dunque dalla Bulgaria, dove si sono svolti i campionati del mondo di spinning dalla riva. Sulle acque del fiume Chaia, gli azzurri, guidati dal nuovo CT Antonio Frassine e da Massimo Roccetti, si sono trovati a loro agio, conquistando l'argento sia nella classifica per nazioni vinta dalla Slovacchia che in quella individuale con Andrea Ferro. Facevano parte della squadra, oltre a Ferro, Arno Herman, il campione d'Italia Alberto Giolo, Massimiliano Ghibaudo e Giacomo Muin. Ma sentiamo le parole del vice commissario tecnico della Nazionale Roccetti, che abbiamo avvicinato a Trevi in occasione del campionato italiano di spinning. È stato un campionato molto particolare perché è stato disputato su un fiume che era sulle delle nostre caratteristiche. Il problema è che sono state comunque seminate sia trote fario sia ridee, per cui diciamo che la tecnica non era una tecnica unica, ma doveva essere adeguata alla tipologia del materiale immesso. Per cui diciamo che la gara sostanzialmente, oltre alle parti iniziali dei rotanti, è stata prevalentemente disputata a Mindolo. Abbiamo avuto un pochino di sfortuna, diciamo così. Abbiamo perso questo mondiale per 2,5 punti. E considerando che alcuni nostri ragazzi hanno perso tantissime trote, abbiamo rischiato di vincere il mondiale sia a livello individuale che a livello come nazione. Però ci riteniamo sicuramente molto, molto soddisfatti di quello che siamo riusciti a raggiungere, perché la nostra nazione comunque sia fa parte dell'elite delle 4-5 squadre chiaramente più forti del mondo. Non bene sono andate invece le cose per gli azzurri di pesca con la mosca, una disciplina che si conferma capace di offrire grandissime soddisfazioni, ma anche cocenti delusioni, una aleatorietà di risultati dovuta anche alla diversità delle acque e delle condizioni di gara. La nazionale di Pierluigi Cocito e Stefano Urbani era impegnata in Repubblica Ceca, dove i padroni di casa, iridati, uscenti, non potevano lasciarti sfuggire l'occasione per incrementare il loro notevole palmarès in un mondiale dove il numero delle nazioni è stato di ben 30. I nostri, con Valerio, Valentino ed anche Federico Santi Amantini, il figlio di Valerio, Luigi Pietrosino, Luca Papandrea ed Andrea Adreveno, alle prese con le torbide acque dei fiumi ciechi, non sono andati oltre il nono posto, mentre il grande Valerio Santi Amantini, migliore dei nostri, chiude in quindicesima posizione, e questo la dice lunga sulla difficoltà incontrata in questo campionato del mondo. È grande successo per il terzo campionato italiano di drifting per società organizzato dal Club Nautico di Pesaro nelle acque antistanti la costa marchigiana. La partecipazione è andata oltre ogni aspettativa, con ben 48 imbarcazioni al via, in rappresentanza di 23 società provenienti da tutta la penisola. Il tempo ed il mare sono stati magnifici ed hanno consentito dei risultati a dir poco eccezionali. Con la bellezza di 215 tonni rossi allamati e rilasciati nelle due giornate di gara. Grande soddisfazione non solo per gli organizzatori, che hanno visto premiati i loro sforzi, ma anche per la Fipsas. Qui vediamo il dirigente del settore Franco Bellini, con Mirko Eusepi, CT della Nazionale. Presente alla premiazione anche il presidente del settore Antonio Gigli.
Noi possiamo mostrarvi, grazie anche all'interessamento di Paola Cingolani e alla disponibilità degli equipaggi, una serie di spettacolari immagini girate direttamente da bordo delle barche impegnate nella gara. Si tratta di video, forse non molto professionali, ma coinvolgenti, girati con le piccole videocamere di cui sono obbligatoriamente dotati gli equipaggi, in quanto devono filmare le fasi della cattura, o per meglio dire, del rilascio di ogni preda, in modo da consentire ai giudici di valutarne il peso e quindi il punteggio tecnico. Come si vede, infatti, quando il pesce viene portato sotto bordo, si inserisce nel terminale di lenza mediante un moschettone un'asta graduata che viene fatta scivolare lungo il fianco del pesce per poterne valutare la lunghezza. In questo caso vedete che la coda del tonno finisce sulla fascia bianca e questo dà una stima convenzionale di 48 kg. Il punteggio tecnico viene poi elaborato sulla base di una formula che tiene conto anche del libraggio della lenza e del coefficiente per la tipologia di pesce, in quanto prede valide da rilasciare possono essere anche il pesce spada, l'aguglia imperiale e, come si vede, anche lo squalo, che qui si ferma al verde. Il tempo di cattura deve essere poi cronometrato, perché se è superiore ai 10 minuti si applica una progressiva penalizzazione. Nella prima giornata sono stati allamati una novantina di pesci e nella seconda ben 125. Per esca e pastura viene utilizzata la sarda, fornita dall'organizzazione, circa 65 kg per ogni barca. Le canne e le montature sono rigorosamente numerate e punzonate prima della gara e verificate alla fine. Ogni società poteva schierare fino a 3 equipaggi di 3 o 4 persone, di cui uno con qualifica di ispettore che si imbarcava su un natante di un altro club. La potenza delle attrezzature era codificata in un'unica classe di lenza da 15 kg, pari a circa 33 libbre, e ciascun team poteva mettere in acqua contemporaneamente 4 delle 5 canne a disposizione. Alla fine delle due gare, da 7 ore ciascuna, il titolo è stato nettamente conquistato dall'Albarella Anglers Club, i cui due equipaggi hanno totalizzato ben 17 prede in quasi 20.000 punti, che ha preceduto sul podio rispettivamente il Big Game Caorle e il Big Game Ancona, finiti nell'ordine entrambi con 11 prede valide e pochissimi punti di differenza. Per i rodigini si tratta di un trionfo, 3 titoli nelle 3 edizioni del campionato finora disputate. Solo che nel 2011 e nel 2012 per vincere bastavano 2 o 4 tonni, adesso ne sono corsi ben 17, un buon segnale che ne siamo certi dipende anche dalla buona abitudine introdotta dalla FIPSAS di evitare il prelievo dei tonni già sottoposti ad una caccia spietata, soprattutto da parte della pesca non dilettantistica. Da rilevare che il campionato era collegato anche a Telethon e durante la cena di gala è stata effettuata una raccolta di beneficenza che ha fruttato ben 15.000 euro. Fernando Valvassura e Claudio Mattiuzzo hanno conquistato il titolo italiano a coppie di pesca dalla riva sulla diga Cristoforo Colombo di Genova, che si è dimostrata campo di gara pescoso e regolare. Il campionato si è svolto in 2 prove con la presenza di circa 40 coppie, con catture soprattutto di boghe, sia a canna fissa che a bolognese, esca più usata, cozza, gambero e scampo. Valvassura e Mattiuzzo, per quanto con un punteggio non elevatissimo, sono stati gli unici ad uscire con 2 primi ed hanno conquistato il successo davanti alla forte coppia Sottilotta Mora, che hanno fatto oltre 15.000 punti, ma con un primo ed un secondo, mentre il bronzo va a Dini e lo terzo della LNI Genova, che precedono Lacerenza e Moscetti, tutti con 3 penalità. Ottima l'organizzazione dell'Amo d'Oro di Torino, presenti alla premiazione Stefano Sarti e Franco Bisi. Rimaniamo nelle acque marittime, passando al surf casting, disciplina molto attiva in questo periodo. Si sono svolte le prove molto ambite per la aggiudicazione del Trofeo Eccellenza Nord e del Trofeo Eccellenza Sud. Per il Nord si è gareggiato sulla spiaggia di Fossa Cesia a Casal Bordino Vasto, gara organizzata dal Beachman Club, con ben 68 squadre in gara. Bormore, ma anche bavose, aguglie ed una bellissima spigola catturata dal tecnico federale Lino Materazzo.
vince il casting Pegaso di Pisa con 15 penalità, soprattutto con una grande seconda prova, mentre lo spinning Castelbellino si aggiudica il secondo posto davanti al Bocca di Serchio che aveva stravinto gara 1 con 5 penalità. Nel sud si è gareggiato a Rossano Marina, nello Ionio, e qui c'è stato un arrivo allo sprint con la Lega Navale Italiana di Pozzuoli che ha conquistato il successo con una straordinaria rimonta in gara 2, 4 penalità, che gli ha consentito di scavalcare la Noto Barocca ed il centro sportivo Mare. Sempre in tema di surf casting, parliamo ora delle selezioni del club azzurro per quanto riguarda sia i maschi che le femmine, che si sono svolte in 4 prove sulla riviera del Conero a Marcelli di Numana e di cui vediamo le belle immagini montate da Emilio Latini. Ricordiamo che il pesce viene rilasciato dopo essere stato valutato in centimetri, ovviamente per gli anguilliformi la misura è dimezzata. Fra gli uomini i primi 3 faranno parte di diritto della nazionale per il mondiale francese e sono il sardo Alessio Curreli dell'Hippocampus Club che ha vinto con 10 penalità, Alessandro Amicabile della GPS Longobarda Italcanna e Lorenzo Secchiaroli del San Benedetto Colmice, più per scelta tecnica del CT Vastano, Ucci Francone e Malvagna. Fra le donne, Rosalia Di Maio dello Shark 90 con Michela Martini e Isabella Micela, mentre il CT Lino Materazzo ha ripescato anche Vincenza Lubrano, Aida Morabito e Miriam Torrisi. Erano poco meno di un centinaio gli aventi diritto a partecipare alle 4 prove del club azzurro per le categorie giovanili che sono scesi in campo prima a Padova nell'Idrovia e poi a Ostellato Le Vallette. Fra gli under 14, che erano 22, ha primeggiato alla grande Cristian Corradi del Borghetto Maver su Marangon e Paladini. Nell'under 16 non fa sorpresa vedere in testa Andrea Guzzoli, il campioncino del Vairone Mave, che precede i forti Ferrazzo e Veronesi, ed un altro Corradi, Gianluca. Fra gli under 18 arrivo in photo finish con Riccardo Loro del GPO Imolese Tubertini, che precede Mattia Manzardo, mentre terzo è Matteo Lecordetti. Infine, fra i più grandi, che erano 33, si impone il bresciano della Leonessa Colmice Filippo Beltrami davanti ad Alan Rossi e Francesco degli Innocenti. Se la specialità più famosa e spettacolare del long casting è quella cosiddetta del rotante, unica anche a sfociare in un campionato del mondo, questa disciplina si articola anche in altre branche, come il light, il fisso ed il lancio di precisione. I rispettivi campionati si sono disputati nel classico impianto toscano di Coltano, in provincia di Pisa, per l'altrettanto classica organizzazione del Tirrenia Surf Casting, il Pellicano. Grande mattatore è stato Matteo Monti, il forte lanciatore del Surf Casting Carrara, che si è imposto nella categoria mulinello fisso ed anche nel lancio di precisione. Ma sentiamolo sul fisso. Sono riuscito a battere atleti forti quali Filippo Montepagano, Daniele Fannelli e Morra Biagio. Sono riuscito a fare tra l'altro 2 volte il record italiano, con la prima volta 231 metri, la seconda 233, quindi cosa dire, meglio di così non poteva andare. Una menzione per il giovane Filippo Montepagano, che dopo le soddisfazioni iridate nel surf casting juniores si cimenta con successo anche nel lancio. Gareggio ormai da 3 anni e ho ottenuto anche qua delle grandi soddisfazioni, tra cui un titolo italiano nel fisso e 2 argenti e un bronzo nell'italiano con il rotante. Con le immagini stiamo ora seguendo alcuni lanci per la categoria di precisione che si articola in 3 distanze, 80, 100 e 120 metri, con piombo da 100 grammi. Per ognuna di esse il concorrente ha a disposizione 2 lanci più 1 di recupero in una sola delle distanze a sua scelta. Dopo ogni serie di lanci i concorrenti si portano in direzione dei bersagli recuperando il nylon man mano che avanzano. Si procede quindi alla misurazione della distanza dalla base del bersaglio.
26 9,89. Il più bravo è risultato dunque ancora Matteo Monti, che ha totalizzato una distanza complessiva di soltanto 6,87 metri nei migliori lanci dalle tre distanze, precedendo Massimiliano Del Corso della Fima Chiavari e Nicola Donati del Tirrenia Pellicano, che proprio con l'ultimo lancio di recupero ha soffiato il podio al giovanissimo Simone Del Corso, figlio di Massimiliano. Nella categoria light si era imposto Luciano Giglio della Napoletani Libeccio con un totale di 412 metri, argento a Daniele Fannelli del Pellicano e bronzo al CT della Nazionale Pietro Terraglia. Ecco nell'ordine le premiazioni del fisso. E del precisione, e da chiudere la combinata per società che ha visto il successo della Fima Chiavari grazie a Del Corso, Montepagano e Muscas davanti al Tirrenia Pellicano e al self-casting Marinella. Passiamo ora al feeder, che ha visto svolgere il suo primo stage agonistico ai laghi di Mantova sotto la supervisione dello staff tecnico guidato da Mario Molinari con la collaborazione di Forni e Linati per la scelta della nazionale che difenderà i colori azzurri in Irlanda. Dalla classifica sono venuti fuori pescatori fortissimi come Angelo De Pascalis del team LBF Italia Fishing Italia Preston, Manuel Marchese della Lenza Emiliana Tubertini, Fabio Cappelletti, sorpresa ma non troppo, anche lui del team LBF, e Marco Mazzetti della Castelmaggiore Mave. Questi quattro sono stati integrati per scelta tecnica da Massimo Vezzalini e Mirko Govi del Lenza Club Mogliano Preston ed Angelo Pizzi della LBF. La specialità della pesca in fiume è indubbiamente quella che più si avvicina alla pesca amatoriale. Stivali a coscia, canna bolognese, un sacchetto di bigattini e via, esplorando spianate, correntine e buche alla ricerca di cavedani e barbi. Una pesca amata dai pescatori nostrani, soprattutto in Romagna, tanto è vero che il campionato della specialità, qui in versione a box, è giunto alla sua sesta edizione, sempre organizzato dalla sezione FIPSAS di Forlì, con una quarantina di società in gara, unico neo appunto la provenienza esclusivamente da Forlì Cesena e province limitrofe. Due le prove, una al mattino ed una al pomeriggio, con la metà dei concorrenti nel Savio e l'altra metà nel Bidente. Dopo la prima prova si profilava un duello soprattutto fra gli uomini del Lenza Club Riccione Artico, sorprendentemente in testa con oltre 31 kg, ed il Lenza Club Lairone, staccato di appena un chilo. Ma occorre non solo ripetere un primo in gara 2, ma anche fare una bella pescata, e la concorrenza è spietata. Accompagnati dai solerti organizzatori della FIPSAS di Forlì, abbiamo raggiunto i concorrenti, almeno in quelle poche zone dove, sia pure a prezzo di una breve camminata in mezzo alla vegetazione, era possibile arrivare in riva al fiume. Qui siamo sul Savio e vediamo in azione proprio i leader provvisori della classifica. L'acqua è bellissima e si presta ad una passata a bolognese con lenze molto leggere per insidiare i cavedani, nylon sottili ed ami molto piccoli. I ciprinidi non sanno resistere alle sapienti trattenute di Bruno Galli, regalando delle belle emozioni, anche perché si tratta di soggetti splendidi e combattivi che, quando sembrano venire docili verso il guadino, ripartono invece con altre insidiose puntate. Qui vediamo in azione anche Fabrizio Pozzielli, che sonda il fondale e poi guadina un altro bel cavedano. La pastura consisteva in un chilo di bigattini, spesso lanciati addirittura con le mani, mentre per l'innesco anche il caster ha dato dei buoni risultati. Ora ci siamo spostati nell'abitato di Mercato Saraceno, dove dall'alto del ponte
possiamo osservare i fortissimi pescatori delle Aquile Colmich, tra i quali riconosciamo Gilberto Amadori, ed un Burnazzi alle prese con una serie di cavedanelli. Via del Barbotto, un nome appropriato per questi corsi d'acqua dove i barbi sono appunto di casa, come vediamo anche in questi scatti effettuati da Davide Galeotti proprio durante la pescata. Bei barbi, oltre a cavedani degni di menzione, ma anche carpe che hanno fatto sentire il loro peso nelle nasse. E qui ci siamo spostati nel Bidente, in località Cusercoli, dove vediamo in azione la squadra B dell'Enza Club Lairone con il campione individuale 2013 della specialità Stefano Tomassetti. C'è anche Marzio Ciani, dirigente e agonista, che vediamo alle prese giusto con alcuni barbotti tirate fuori dalle loro tane sotto una cascatella. Certo che pescare in queste acque con una natura così viva ed un ambiente così vario è davvero rilassante, al di là poi di come andrà a finire la gara. E l'epilogo ha riproposto proprio il duello fra le due prime in classifica, entrambe nuovamente vincitrici, ma stavolta col sorpasso dell'Enza Club Lairone che, pensate, con circa 59 kg, precede per appena 2,5 kg il Enza Club Riccione, nelle cui file abbiamo la sorpresa di riconoscere due plurinazionali e campioni del mondo, però della canna da natante, Domenico e Mauro Salvatori. Quindi questa qui è stata un'esperienza nuova per noi, perché siamo il secondo, massimo terzo anno che veniamo. Però è stato veramente, veramente una cosa fuori dal normale, perché noi facendo il mare, il fiume lo pratichiamo non così come il mare. Dagli anni del 2 agli anni del 27. Ma eccoci ai neocampioni d'Italia, il Enza Club Lairone di Predappio, con Urbinati, Gentilini, Baroni, Pieri e Da Porti. Abbiamo pescato con la Bolognese prevalentemente e un nostro componente ha pescato con una Rubesienne. Abbiamo pescato alla passata, a pesca classica, e abbiamo utilizzato bigattini e caster soprattutto. Sì, sono soddisfattissimo. Il fiume ha risposto, tutti e due i fiumi hanno risposto alla grande, e credo che abbiamo raggiunto il massimo dei sei campionati che abbiamo fatto, il massimo del peso oggi. Infatti sembra vicino ai 60 kg per l'assoluto, 58-59 secondo assoluto e 55 più o meno, adesso vado così a memoria fresca, per il terzo del podio. E i fiumi hanno retto benissimo alla pressione pescatoria di tutti questi giorni, provare e riprovare, e le due gare di mattina e pomeriggio. Legittima la soddisfazione del presidente Ciani, che ha poi proceduto alla premiazione con al terzo posto i campioni uscenti, le quattro porte Maver di Forlì con la squadra B. Secondo, come detto, il quintetto dell'Enza Club Riccione Artico, e titolo assegnato in questa sesta edizione all'Enza Club Lairone di Predappio. Il fiume Taro, con l'organizzazione della società Borgo Taro Albareto, è stato il campo di gara del campionato italiano promozionale spinning d'arriva, al quale hanno aderito una cinquantina di concorrenti provenienti da svariate regioni. Nonostante le piogge dei giorni precedenti, il Taro si è ripulito rapidamente, consentendo di ripescare la metà dei 3 quintali di fario ed iridee immessi per l'occasione. Rotanti, ondulanti e minnows sono stati gli artificiali maggiormente redditizi. Campione italiano si è laureato Ivan Di Cesare della Teramo Spinning con 2 primi ed il maggior numero di catture, 26, che ha preceduto sul podio Omar Franceschini degli Azzanesi e Valentino Vidrash del Team Rancina 2008. Ad Adria, in un canal bianco decisamente deludente, si è svolta la seconda prova della Serie A2 di pesca al colpo. Successo di tappa per la Bellaria Rimini Miramare Maver con 8, mentre la classifica progressiva vede al comando l'Amo Sant'Arcangiolese Colmich con 25 punti. Al via anche la Serie A3 con la gara di Ostellato, vinta dalla Pasquino Colmich squadra C con 7 punti, subito dietro Valdelsa Colmich, Oltrarno Colmich ed ancora la Pasquino con la squadra B. Anche la Serie A5 con i club di Abruzzo e Lazio ha preso il via ad Ostellato.
L'Aspes Kolmic impone la legge del più forte, staccando di 3 lunghezze la Stella Maniac Kolmic e di 5 i classici rivali del PC Teramo Milo. Dopo il rinvio del Basentello va in porto l'avvio anche per la Serie A6 con la prova della Gomignatta. Prende subito il largo l'APS San Marzano Milo che vince con 7, distanziando di ben 5 punti Brezza Kolmic e di 6,5 la Smals Tubertini. Parliamo ora del campionato di Leggering dalla costa, disputato lungo la passeggiata Morin alla Spezia. Si tratta di una disciplina sperimentale ed il titolo se lo è aggiudicato lo spezzino Alessandro Lazzini del Palamito, che ha preceduto i compagni di squadra Galazzo e Barbieri. Infine Trota Lago con il campionato per dipendenti universitari a Lago Altiro Martinengo nel Bergamasco. Vince l'Ateneo di Perugia con Bocco, Mussini, Tino e Tenerini, che totalizzano appena 6 penalità. Sul podio vanno anche l'Università di Bologna e quella di Milano. La FIPSAS e naturalmente noi del TG cerchiamo di incoraggiare e divulgare iniziative tendenti alla promozione della pesca nei confronti dei giovani e delle categorie svantaggiate. Questa volta parliamo del Memorial Francesco Capotondi, indetto a 16 anni dalla sua prematura scomparsa, dalla famiglia e dal GPS Mondolfo di Pesaro Urbino, che ha coinvolto ben 32 giovanissimi dai 3 ai 17 anni presso il lago della Grottaccia. Questi scatti testimoniano il successo dell'evento. Pesca Giovane è invece il nome di una serie di manifestazioni organizzate dalla FIPSAS di Lucca tendenti ad avvicinare i giovani alla pesca, nel ricordo di Luciano Manara, Giovanni Bertuccelli e Carlo Gronchi, colonne portanti della SPS Viareggio Enars. 25 giovani hanno pescato nel primo appuntamento lungo il canale Burlamacca a Viareggio. Una notizia triste ora, la scomparsa del presidente della FIPSAS di Cremona, Antonio Garbelli, che ci ha lasciati ad appena 54 anni per una grave malattia. Ci uniamo al presidente Matteoli e a tutta la federazione nell'esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Antonio. Ma vogliamo chiudere però in maniera positiva e lo facciamo mostrandovi un filmato realizzato dal Centro Benedetto Acquarone su Pesco Anch'io, una giornata di pesca alla trota per disabili svoltasi al lago Malanotte in provincia di Genova. Buona visione a tutti ed arrivederci al prossimo TG. Al lago di Malanotte tramite Roberto Di Ghiero che è il Zapatesi che hanno organizzato tutto. E è bello, la giornata un po' freddolosa, ma noi siamo molto contenti e ringraziamo tutti questi operatori.